e ti allontano pure dal mondo. Così ci metti di più ad andare. Tiè, vaffanculo, e tocco pure questa. Ancora una volta, ciao ragazzi, ben ritornati su The Escapists. Noterete subito che non siamo più in isolamento. Questo perché il gioco a quanto pare non aveva salvato nella scorsa, quando ho quittato la scorsa volta. Quindi io francamente sono molto contento di questo avvenimento, perché ci risparmia di passare un paio di giorni in isolamento e di perdere anche gli oggetti che avevamo nella nostra cella. Quindi very good per noi. Direi di continuare da qui e magari cercare di fare in questo episodio quello che non siamo riusciti a fare negli scorsi episodi, perché noi siamo ancora un po', un bel po' indietro nei piani della nostra fuga. Dobbiamo procedere e direi che, ragazzi, è arrivato il momento di iniziare a procedere. Ora vi spiego qual è il nuovo piano, e sono arrivato al nuovo piano anche grazie a quello che mi avete suggerito voi, ragazzi. Quindi mi raccomando, continuate a lasciarmi dei suggerimenti qua sotto nei commenti su tutto quello che sapete. Mi raccomando, lasciate anche un sacco di pollici in su per questo episodio, in modo che la serie possa andare avanti. Conto sul vostro supporto, ragazzi. Ho una ciambella. Beh, una ciambella buona, no? Ma è buona. Qua Anna sta facendo un buco. Sta scappando senza dirmi niente. Madonna mia, l'egoismo è proprio questo qua. Comunque, ricordate il pollice in su, ragazzi. Mi raccomando, conto su di voi. Ora, il nostro piano rinnovato, ragazzi, è non più scappare dal tunnel, perché come mi avete detto voi è troppo lungo, ma bensì quello che dobbiamo fare, secondo me più intelligentemente, dovrebbe essere iniziare a procurarci la chiave che ci serve. Ora, per fare la chiave ci serve il talco e il dentifricio, e poi ci serve anche il modo per accoppare un poliziotto, dal quale ruberemo, proprio ruberemo, la chiave che poi andremo a sdoppiare, perché noi non possiamo rubare l'originale, dobbiamo fare una copia. Ok, oh, è il momento del lavoro. Dobbiamo intercettare Mitico Max. Sì, ma c'è troppa gente. Mitico Max, l'ho acchiappato. Picchialo. Oh, ma pesta tantissimo. Aiuto, guardia al Mitico Max. Però lo potrei distrarre così. Mitico Max. Oh, una ciambella, potrei mangiarmela. Non è servita. Aia, guardia. Lo picchi, madonna. Vai a quel Mitico Max. Suonagliel, brava. Madonna, è stata colpa mia, perché l'ho aggredito io prima. Però, ecco, ti tolgo pure l'uniforme, come voi ragazzi mi avete consigliato, e ti allontano pure dal mondo. Così ci metti di più ad andare. Tiè, vaffanculo, e tocco pure questa. Ora, noi abbiamo fatto questa mossa epica, ragazzi, che è stata probabilmente la mia proata del secolo. Cioè, abbiamo provocato Mitico Max, che ci stava picchiando, però lo abbiamo fatto picchiare da una guardia. Così che lui adesso deve andare a prendersi una nuova uniforme, e noi lo dovremo poi picchiare di nuovo. Ecco ora. Ah, aiuto, guardia. Oh, potrei farcela. Oh, ce l'ho fatta! Madonna, Mitico Max, dammi di nuovo l'uniforme. Noi gli dobbiamo far perdere tanto tempo, raga. Non lo sto picchiando per il gusto, anche, però non solo, noi gli dobbiamo far perdere un casino di tempo, in modo che lui perda il lavoro, perché il suo lavoro lo vogliamo noi, capite, ragazzi? Quindi tutta questa è una tecnica. Tiè la tua seconda uniforme, bastardo, puzzinoso. Però, ragazzi, madonna, avete visto come sono stato proprio abile nel riuscire a farlo picchiare da una guardia? Mi dispiace, ho fatto un po' un colpo basso, però secondo me ci sta. Ora in teoria dovrei poterlo lasciare anche andare, però sapete che vi dico, ragazzi, io lo distraggo di aiuto. Aiuto, il Mitico Max ha dato di Max, mi vuole picchiare, guardia. È assurdo che puoi fare sta cosa. Ok, Mitico Max ha perso il lavoro, il che è buono, però ci odia, rosso fuoco, non ci può vedere. Benissimo, va bene, va benissimo. Allora, noi adesso facciamo esercizio, approfittiamo di questo momento con calma. Che è successo? Anna ha picchiato qualcuno. Che ha picchiato, Anna? E ti fai prendere dalla violenza pure tu in questa prigione di merda. Ma guarda Teo, uno se la vede così calma, invece va lì e mena le mani. Chi ha picchiato? Ha picchiato il Mitico Max? No, il Mitico Max è là. Ha picchiato Gabby. E forse è gelosa. No, che passo del tempo con Gabby.
Mamma mia. Vabbè, allora, intanto noi adesso dobbiamo andare qua. E... oh, benissimo, possiamo iscriverci al lavoro del lavoratore del legno. E noi vogliamo, possiamo? No, siamo stupidi. Ok, dobbiamo andare a diventare... non mi fregate il lavoro, eh. Vi ammazzo. Gabby, ti ammazzo, eh. Ti ammazzo se mi freghi il lavoro. Adesso devo andare a diventare un po' più intelligente. Dov'è il posto? Mi pare qua, ho un uniforme del mitico. No. Dove cazzo è per diventare intelligente? Dove si deve andare qua? Eh? Dov'è il posto per gli intelligenti? Ecco, ecco, l'ho trovato nascosto nell'angolo dove ci pisciano i topi. Benissimo, adesso noi dobbiamo diventare intelligenti. Quanto abbiamo noi? 32. Sarà una bella faticaccia, eh. Spero di riuscirci, perché se non ce la facciamo poi là ci fregano il lavoro, eh. E poi ci tocca rifare tutta la sequela per picchiare un altro. Quanto sto? 37, ai 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 ai. Dobbiamo avere 50, ragazzi. 50, è tanto, eh. È tanto. È tanto tanto. Mo quanto sto? 41. Oh, miseria. E se non ce la facciamo, come cazzo ne usciamo? Vado a prendermi del cioccolato nella stanza. Così, adesso vado a prendere del cioccolato, perché sto a 43 ancora. Miseria, il cioccolato. Presto, dobbiamo aumentare ancora, arrivare a 50. Non possiamo perdere questa occasione. Dove sta il mio banco? Oh, che cazzo? Stefano, cazzo ti hanno fatto lì per terra? Ti hanno violentato. Oh mio Dio, eccolo, eccolo, il cioccolato. Vai, vai, corri che... corri che ti fregano il lavoro. Qua c'è pieno di gente che vuole quel lavoro, perché quel lavoro è ottimo per fuggire. Se tu hai quel lavoro puoi avere accesso al legname e quindi puoi scavare quanto vuoi. Ora voi mi direte, raga, ma tu non avevi deciso di fare un'altra tecnica di fuga? Sì, però il tunnel ci serve lo stesso a noi, perché io voglio scappare dal tunnel. Poi ci servirà anche dell'altro, però il tunnel ci serve. Allora vediamo un po'. 49, ok, me ne manca una. Aspettiamo un attimo che si rigeneri, perché studiare, no, stanca. Lui sta studiando come lavorare il legno. Il legna, come fare le se... vabbè, no. Dai, ripigliati, devi lavorare. Dai. Forza, un altro pochino, rigenerati. Ti manca un... oh, bravo. Signor poliziotto, sto studiando. Ok, dobbiamo andare a cena, ma prima di cenare noi dobbiamo andare a prendere il lavoro. Oltretutto quel lavoro, ragazzi, ci servirà anche per guadagnare del denaro. Ok, perfetto. Oh, abbiamo il lavoro, ragazzi. Il lavoro. Adesso con quel lavoro... oh. Scusate. Allora, con quel lavoro che noi abbiamo preso potremmo guadagnare del denaro e fare un bel tunnel, no? Con tutti i supporti del legno. E arrivare probabilmente prima o poi fino alla fine, fino a fuori. Dobbiamo ancora però trovare la chiave rossa, che non abbiamo. Però confido che prima o poi ce la faremo. Ora, Mario, mi serve questo, non mi ricordo se già ce l'avevo, però meglio essere sicuri. E poi basta. Però ora noi dobbiamo fare... ah, noi dobbiamo lavorare, perché se non lavoriamo... già ci va male, perché ci licenziano. Però un attimino io farei una cosa veloce. Ecco, mi faccio questo coso. Questo aggeggio, ragazzi, è utilissimo. Questo aggeggio qua serve per portarsi appresso le cose di contrabbando oltre i metal detector. Quindi sarà per noi importantissimo. Importantissimo per rubare il legname. Ora, intanto iniziamo. Cosa devo fare? Ho capito, devo fare le sedie. Ok, ok, madonna, ragazzi, stavo avendo difficoltà nel comprendere che cazzo devo fare. Facciamo il lavoro, presto, il tempo stringe. Il tempo stringe, dobbiamo essere veloci come Papà Castoro e agili come una moffetta. Quanto cazzo devo fare di sedie? Madonna, sono un... cosa ho fatto? Ho cliccato male. Ho cliccato male, non vi preoccupate. Madonna, capo Geppetto. Un'ultima. Ok. Mio Dio, è stata una frustrante, pensavo di non farcela. Ora, noi che facciamo? Ci carichiamo di legname, no? Facciamo anche altre di queste che ci servono. E poi ci portiamo appresso anche altri due pezzi di legno normali, che ci possono servire.
Che ne dite, ragazzi? E poi usciamo. Quindi ora il nostro sacchetto del contrabbando, vedete, è servito affinché noi non ci facessimo sgamare. Il problema ora è un altro. Il problema, se così lo vogliamo definire, è che noi ora abbiamo un sacco di contrabbando. E se una guardia dovesse venire nella nostra cella e accorgersi del pastrocchio che noi abbiamo qua, ci farebbe un culo enorme. Quindi noi, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Ma molto, molto. E io adesso, qua è un problema, È un problema. È un grosso problema. È l'ora delle docce. Allora, noi dobbiamo però depositare le nostre cose. Quindi, fatemi depositare un po' di legno. Batteria me la porto per... Almeno il contrabbando, capite? Il resto, vabbè, però il contrabbando lo dobbiamo depositare. Ora... Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare alle docce. E io approfitterei di questo momento per dare un regalo a Herobrine, che, come vi ricordate, ragazzi, è ancora il nostro compagno di cella. Quindi io gli regalo questa bellissima mazza calzino, che lui sarà molto felice e non romperà i coglioni per un po'. Ora, omissioni, medaglie, bottiglie. Mi sa che qualcosa di queste l'avevo anche trovata, però mi ero scordato di avere la missione. Male, 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 male. Va bene, non ci preoccupiamo però. Rigeneriamoci un attimo nelle docce. Diamo un attimo di tempo al nostro personaggio per calmarsi. Abbiamo fatto qualcosa di buono in questa giornata. Abbiamo ottenuto un lavoro e anche un ottimo lavoro. Quindi ora stanotte noi in teoria dovremmo essere in grado... Oh Cristo. Si sono picchiati. Calmi. Un martello. No, non sono stato io. Non so, è stato Gabby è stato. Madonna mia. Come sono violenti questi poliziotti però, Chi è? Fox e Gabby verranno perquisiti. Benissimo. Non poteva andarci meglio a noi. Madonna. Allora noi ora che dobbiamo fare? Noi abbiamo troppi favori. Troppi. Medaglia, una la leviamo. Bottiglie, dormire. Ok, allora un lenzuolo per Mario. Il lenzuolo per Mario lo posso prendere. Mario, vieni, stanotte dormirai al coperto. Tieni. Tiè, no, aspetta. Questo è, porca troia, Mario. Mi sono, ma, Mario. Mario, non c'ho un problema alle dita. Mario, oh. Ok, perfetto, ora andiamo a dormire. Non siamo noi a dover essere perquisiti. Però, ma ci serve... Oh, porca puttana. Allora, aspettate un attimo. No, scusa! Non volevo! Non volevo! Herobrine! E io dormo. Bastardo! Mi voleva picchiare. Vattene nel tuo letto! Merdoso, non mi ha fatto scavare! Solo perché gli ho toccato per sbaglio il comodino. Aggressivo, proprio. Porca miseria! Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto comunque. Quindi io chiudo l'episodio qua. Mi raccomando, lasciate un pollice in su. E per questa volta è tutto. Io vi auguro una buona giornata. Lion out.